Valentina, Eco e Alternativa a Berardi. Visto il probabile no del Sassuolo per Berardi, la Fiorentina avrebbe già un'altra soluzione pronta, investendo la stessa cifra, 15 milioni. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Sky Sport, di Jonathan Eco e, alla destra francese di proprietà del Lille. La Viola avrebbe l'accordo sia con il club che con il giocatore che piace anche all'Atalanta. Juve, Nedved, rinnovo Dybala? Nessuna novità. Come detto tempo fa siamo a buon punto, ma non ci sono novità in questo momento. Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, sul rinnovo di Paulo Dybala con i bianconeri. Parma, ufficiale Iachini. Il Parma Calcio 1913 comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore crociato. Iachini da calciatore ha giocato in Serie A, Serie B e Serie C1. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di allenatore a Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese, Sassuolo, Empoli e Fiorentina. Bologna, idea Lasagna per gennaio. Kevin Lasagna prepara la valigia. L'attaccante del Verona, chiuso dell'exploit di Simeone e dal recupero di Kalinic, potrebbe lasciare l'Hellas a gennaio. Il giocatore, riporta la Gazzetta dello Sport, interessa al Bologna di Mihajlovic, che avrebbe chiesto un'alternativa valida a Barrow e Arnautovic. Pochettino, United? Sono felice a LPSG. Il Manchester United. Ho un contratto che non scade fino alla fine della stagione ma fino al 2023. E sono molto felice al PSG. Lo ha detto Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, rispondendo a una domanda sui rumors relativi a un clamoroso passaggio al club inglese a stagione in corso. Non sono un bambino, ho passato tutta la mia vita nel calcio. Capisco perfettamente cosa sta succedendo. Le voci ci sono e dobbiamo conviverci. Ma sono felice al PSG e darò il 100%. Dortmund, Haaland può rinnovare e spostare la clausola. Dalla Germania arrivano novità sul futuro di Haaland. Il giocatore potrebbe anche rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund, che gli offre uno stipendio doppio rispetto all'attuale a patto che la clausola di rescissione da 75 milioni di euro scatti a giugno 2023 invece che il prossimo giugno. Tonali, futuro AL Milan come i grandi? Sarebbe stupendo. Sandro Tonali, a fianco di Pioli nella conferenza della vigilia di Atletico Madrid-Milan, ha parlato del futuro. Ripercorrere la carriera dei grandi giocatori rossoneri sarebbe stupendo ma è presto per pensarci. Un passo alla volta. Siviglia, Lopetegui, io allo United? Assurdo. Julen Lopetegui smentisce seccamente le voci che lo vogliono tra i papabili per la panchina del Manchester United, rumores assurdi le parole dell'allenatore del Siviglia. PSG, Messi, solo Mbappé sa cosa farà in futuro. Nel corso della sua lunga intervista a Marca, Lionel Messi ha parlato anche di Mbappé e, solo lui sa cosa ha in testa e cosa farà la prossima stagione. Sono felice che sia rimasto quest'anno, a fine stagione deciderà. L'attaccante francese è in scadenza a giugno ed è tentato dal Real Madrid. Inter, Kostic può arrivare già a gennaio. Ivan Perisic, in scadenza di contratto, sembra convinto a voler tornare in Bundesliga a parametro zero, interessate Wolfsburg e Dortmund, così l'Inter pensa di accelerare per Filip Kostic, che potrebbe arrivare già a gennaio nel caso uscisse un centrocampista, Vesino per esempio. Per la Gazzetta dello Sport i nerazzurri metterebbero sul piatto 10 milioni di euro per l'Eintracht Francoforte e 2,5 milioni più bonus al giocatore. Atalanta, tentazione Boga. Boga destinato a lasciare il Sassuolo anche per via del contratto in scadenza 2023, per la Gazzetta dello Sport potrebbe essere il nome giusto per l'Atalanta visto che Gasperini lo stima e Miranchuk è in uscita. I neroverdi vogliono 30 milioni di euro. Juve, il Chelsea fa sul serio per Tchouaméni.
Aurelien Tchouaméni, obiettivo della Juventus, è molto vicino al Chelsea. Secondo Tuttosport, il centrocampista 21enne potrebbe finire presto in Premier League. Il Monaco chiede 60 milioni di euro, anche Newcastle e Tottenham alla finestra.